ancora una volta. Ciao ragazzi e ben ritornati su Roblox. Il primo episodio vi è piaciuto tantissimo e questa cosa mi rende molto felice, perché questo gioco è davvero divertente da registrare, è pieno di modalità, una più curiosa dell'altra. Oggi ve ne faremo vedere un altro paio perché ci piace cambiare. Ma intanto... ma Stefano è morto? Sì. A quanto pare sei nelle macchie degli altri. No! Ma sei un disastro! Aspetta, vabbè, no, nella vabbè, modalità di oggi, ragazzi, dovremo far esplodere, distruggere, massacrare queste macchine in una serie di trappole letali che vedete qua davanti a noi. Io direi, senza perdere tempo, Mario, vieni insieme a me se puoi. Puoi salire insieme a me? Qualcuno non può. Penso, allora, ognuno con la sua. Questa qua che schiaccia, mi sembra fenomenale. Questa qua deve fare dei danni assurdi. Allora, parcheggiamo le macchine una vicino all'altra. Tipo così. E poi saltiamo fuori. Allora, aspettate, facciamo una sfida. Chi ha le palle di rimanere nella macchina mentre viene schiacciata? Stefano, ok, vai. Vai, rimani nella macchina. Non è una sfida così. Come, ma tu te ne vai sopra? Tu hai detto che hai le palle, adesso devi dimostrarlo. Mario, vi è sopra. Apriamo il cancello. Vai. Ha funzionato? Sì. Vai, vai, che viene schiacciato. Oh, oddio, ma che pezzi, guarda, è rimasto. La pancia di Ste. Oddio, è tutto. Guardala. Mario, ti sta dando dei soldi? Sì. Anche a te, Ste, te li sta dando? No. Come no? Allora mi sa che starci dentro non è stata una buona idea. Torniamo allo spawn, no. Dobbiamo comprare un'altra macchina perché ce ne sono tantissime. Ragazzi, tra l'altro, non fatemi dimenticare, mi piacerebbe portare avanti ancora questa serie, farvi vedere ancora altre modalità. Quindi mi raccomando, arriviamo anche per questa volta a 20.000 pollici in su per un prossimo. Vi sfido, dobbiamo riuscirci, Ho speso tutto quello che avevo per questo furgone. Adesso devo... chi è quello là con la banana? Sei sempre tu. Beh, voglio la banana pure non io. Non mi sabotare il furgone. Ho speso tutti i miei risparmi in questo furgone. Se me lo sfasci, non venire. Non venire con quella macchina di merda. Fermo. Allora, dove andiamo? Fermo, piano. Piano. Aspetta. Calmo, devi parcheggiare bene. Poi andiamo qui al bottone. Stai, sei pronto? Sta attento. Dov'è? Oh. Oh, vieni un po', guarda qua. Wow. Vai, vai, vai. Dove sono le macchine? Stanno arrivando? Ecco, arrivano. Arrivano. Oddio. Oh, madonna. Oddio, si sono smontate. Sembrano un pacchetto di cereali. Guarda che disastro. Madonna, adesso massacro a Stefano. No, prendi, no, no, vieni qua. Proviamo. Oh, proviamo a fare un frontale. Vediamo cosa succede. Oh, Mario. Siamo è finita, è la fine del tempo. Aiuto, aiuto. Ma tra l'altro mi sono ricordato in questo momento che abbiamo fatto una roba brutta. Beh. Cioè manca Anna e non abbiamo manco detto che manca Anna. Manca Anna. Manca Anna, ragazzi, perché ha avuto la fa e ci ha lasciato qua. Ci ha lasciato, ci ha proprio abbandonato tristemente. Ah! Mi sono smontato. Ma dai, ma che cos'è? Dov'è la macchina mia adesso? Ho avviato. No, come hai avviato? Sono dentro. Oh, non riesco più a uscire. Aiuto. Aiuto, mi trascina. Aiuto, amici. Tiratemi fuori. Riuscirò a passare. Aspettate, ce la farò. Ce la farò. È che se muoio poi non prendo i soldi. Devo... aiuto, fermateli. Fermate i laser. No. Porca vacca! C'è andata! Sta andando! Vai! Vai! Eccola! Oh! È molto bello! Ora arriva il bello! Oddio! La distruzione! Guarda! Quanti soldi! Questi sono tanti soldi! Ma mi sa che io ci ho speso di più di così però, Sono stato fregato, No! Ma dai! Avete mai sognato di distruggere una Ferrari, possiamo permettere la Ferrari, che cazzo di macchina è la Ferrari, vabbè, la distruggiamo comunque, la compro, non mi toccare, l'ho pagata 100 cacchio di milioni, ok? Mi sa che t'hanno fregato. Perché? È una Ferrari 100 milioni. È la Ferrari questa. Guarda come sprinta. Muori come sprinto.
Dove la rompiamo? Questa dobbiamo romperla in un posto adatto alla sua magnificenza, alla distruzione, proprio quella più fetente. Cioè, se devi rompere 100 milioni di macchina, li devi rompere come cacchio si comanda. Venite, venite, venite con me. Guarda quante lame acuminate. La stiamo per frullare. Siete pronti? Vai, vai, apro? Vai. Ho aperto? Sì, sta andando? Sì. Ma è passata sotto. E qua ci passa sotto. Ok, ora non ci passa sotto. Guarda, la volevo proprio decapotabile. Ora e la volevo anche tagliata a metà, così metà la guida Mario, metà Stefano e io guardo. Dimmi che ti vedrò tutto buggato che salti in giro. Dove sei? Ah, sì. Sei questo qua. Ti aiuteremo, ho paura di buggarmi insieme a te. Vado a controllare, aspetta. Vai, Mario di merda, volevo schiacciare. Lo sapevo io. Ste, dove sei? Oh, mi ha dato dei soldi per aver schiacciato Ste. Mario, vai un attimo a controllare. Vai, sto controllando. Cosa vedi, mio amico, dagli occhi? Oddio, mi saranno rotte le gambe e basta. Mo sono esploso. Ok ragazzi, siamo ritornati nella nave Titanic, dove siamo in questo momento. Abbiamo anche incontrato Anna. Che ci facevi qua sopra? Volevi capito, fare... Ma non si posta un attimo, grazie a Dio. Volevo andare a fare una crociera. E invece la nave ti è affondata. Presto, presto, dobbiamo salire a bordo. Venite, saliamo su seconda classe Boat Deck. Oddio. Scusa, ma se la nave sta affondando, perché dobbiamo salire? Perché è divertente, ragazzi. In questa modalità siamo niente di meno che sul Titanic. Ormai è passato un po' di tempo il film, sono sicuro che molti di voi non lo conoscono. Però cosa sta succedendo in questo momento? La nave ha toccato l'iceberg famoso e ci sono delle scialuppe che saltano. Vabbè, le vedi pure tu. Le vedo pure io. Però non fa nulla, perché noi in questo momento cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salvarci. Venite qua, presto ragazzi. Ma stiamo andando verso la nave che sta affondando. Di là ci salviamo, vai vai. Guarda il rischio, guarda che, il rischio del momento. Mi sa che dobbiamo scappare, è anche veloce. Corriamo, corriamo, salvati Nicolai. Salvati almeno tu, Stefano. Io Andrei. Non è Andrei, è Nicolai. Ma perché quello là fa i puntini? Ma c'è altra gente qua. Ma guarda quei people, people, I'm on a boat, jump here. No Mario, non c'è andato, non c'è andato, non c'è andato. Vieni. No. Bravo, complimenti. Mario, la scialuppa mi ha abbandonato. Mario è morto e questo si è ribaltato. Dio, che tristezza. Ragazzi, non c'è niente da ridere. Qua c'è il dramma che si sta consumando. Mario sta per Mario è morto. Vorrei mettervi ansia. Però se vi ricordate, il Titanic a un certo punto si spezza a metà. No, prima va via la corrente. Ecco. Anna porterà mica sfiga. Cioè, Anna fa affondare le navi. Oh, ha scritto. Ha risposto formaggio. Va bene, tanto ora, ora tanto tutto ora tutto affonda. Ma il pessimismo. Povero formaggio. Ci siamo quasi. Oddio, non riesco più a distinguere la parte dei morti da quella dei vivi. Potete essere più drammatici. Oh! Addio! Aiuto! Ecco! Oh, no, si sta rompe! Si sta rompe la barca! Venite! Oddio! Oddio, guarda quello, è sulla... Oh. Oddio! Formaggio chi è morto? Sta andando! Formaggio sta cadendo! Formaggio. Vai, formaggio, no, che muori! Oh. Oddio santo, è caduto un pezzo della nave gigante! Uno è morto! Guardate là, uno! No, è buttato! Oddio, l'ho visto morire, mi ha detto le sue ultime parole. Erano dite a formaggio che l'amo sulla pizza. Oddio. Okay. Vabbè, venite, dobbiamo correre adesso, perché questa parte di nave sta per affondare pure. Noi dobbiamo salvarci, dobbiamo metterci sulla pruppa. No, Mario, zio, aiuto, aiuto, no! Aiuto. Mario, stai attento, perché qua per qualche motivo la nave si inclina in avanti, ma tu cadi indietro. Ma che cazzo di senso ha sta cosa? Scusa, se la nave sta piombando a picco verso davanti, perché noi scivoliamo all'indietro? Ho fregato il sistema. È adesso ti spiego. Aiuto Mario. No, no. Mario, dammi la mano. Mario, dammi la mano. Sto volando, Jack. Oddio. No, non stai volando, stai cadendo. Aiuto! Aiuto! Mi sono bloccato. Aiuto! Aiuto, dove siete, amici? Madonna, quanto è impiccata la nave, guarda là. Impiccata. Volevo dire impennata. Vieni sul culo della nave, morirai. Vieni qui, morirai. Corri, vieni. Oh, stava per cadere. Vai, cadi, formaggio, cadi. Cadi. Sulla cosa, sull'asta dei pirati. Mario, vallo a buttare, vallo a spingere. Vallo a spingere, vai, vai Mario. Vai Mario. Lui spara fuochi d'artificio. È il momento di festeggiare. Oh, è abile. È fortissimo, Mario è fortissimo. Abile, non si ri- Oh, cos'è stato? Oddio, sta entrando. Stiamo sprofondando. Stiamo sprofondando, amici. Vi devo dire delle cose prima di morire. Vi devo dire, Stefano,
Fai schifo, fai, non te l'avevo mai detto. Mario, vaffanculo, Anna, vaffanculo pure tu. Stiamo per morire. Dove, nuotate verso una scialuppa. Dove siete? Amici, dove io siete? Sto con Eugene Endurance. Aia, vi vedo, Mario, arrivo. Fatemi salire, datemi la mano. Non riesco a salire, ok. Dai. Sali. Ci sono. Sei salvo? Sì. Sì. Con formaggio. Sì, sì, con formaggio? No, sono solo. Ma il formaggio è morto, sì. Ah, eccolo. Siamo riusciti a vincere. Sì, siamo salvati. Dov'è il formaggio? Ah, eccolo. Sì, vieni a bordo. Vieni a bordo. Fai un salto. Sì. Ok, ecco. Siamo tutti vivi, siamo riusciti a vincere e ci siamo salvati dal naufragio del Titanic. Ci meritiamo per questa impresa un pollice in su e scrivete nei commenti: formaggio è morto. Mi sembra buona come cosa, no? Spero che sia morto così. Va bene ragazzi, per questo episodio di Roblox direi che è tutto. Vi abbiamo fatto vedere altre due modalità che ci sembravano carine. Per il prossimo ne vedremo delle altre. Per questa volta è tutto, ricordate, lasciate un bel pollice in su se ne volete vedere un altro. Ed io vi auguro una buona giornata. Lion, Stefano, Mario e Anna out. Attivo? E beh effettivamente, ma il Destructor è pazzo, Tutte le botte in testa che ha preso durante gli anni di grande furore nell'ambito dei film d'azione. Cosa pensate, che non gli abbiano fatto qualcosa? È diventato scemo. Ma queste persone che vogliono? Io mi vuole picchiare. E allora va bene, devi morire pure tu. Ma io ho degli altri superpoteri.